La nostra associazione si chiama C'è da fare, appunto. Questa è la medaglia del tiramisù che ho vinto. La nostra associazione si chiama C'è da fare, è un'associazione che ha come focus il disagio giovanile, quindi ragazzi nella fascia di età preadolescenza e adolescenza, quindi 13-18. Questa fascia in sofferenza psicologica e neuropsichiatrica si sta allungando e quindi noi raccogliamo fondi e organizziamo, creiamo progetti. Ora ne abbiamo attivi due con l'ospedale Gaslini di Genova, che ha a che fare con il Chicomori, e con l'ospedale Mi Guarda di Milano, che ha a che fare con, insomma, tutte le varie patologie, dai disturbi del comportamento alimentare alla depressione, eccetera eccetera. All'interno di questo, ovviamente, grazie alla provvidenza, abbiamo trovato un sacco di amici. Alberto Luca del Poggio è uno di questi, che ha creato questo evento di oggi. Abbiamo raccolto 10.000 euro anche grazie agli sponsor che lui ha coinvolto, quindi siamo contenti. Voi oggi però avete fatto anche il tiramisù, che gara è stata e quanto vi siete divertiti? Beh, divertente, c'erano dei campioni seri, grazie a Dio, noi invece abbiamo fatto un po' i cretini, come siamo bravissimi a fare, e ci siamo divertiti a seguire i loro consigli, ma non sono venuti un granché questi tiramisù, sono più bravi loro.